Eccola. Questo qua si sarà un crash. Bentornati in questo nuovo video, mi raccomando iscrivetevi al canale. Oggi sono al lago Carpegna 2.0, ma non sono da solo perché c'è anche il mitico Fish Hunters. Mi raccomando iscrivetevi al suo canale. Grandi ragazzi. Oggi siamo a Feeder, lui a Feeder, Io vero? feeder method. Ok, e io sto pescando a feeder, però anche specialist, quindi per puntare a dei pesci un po' più D'Italia. esatto, sì. E In quindi bocca al lupo, con una ragazzi. boils del 14. Proviamo così, poi vediamo. Andrea in cattura. Cos'è? Una scardola, bene. Io ho fatto il secondo, terzo lancio più o meno. Io sono tocca che però l'ho sbagliata. E lì c'è sempre quella da specialist, con la boils. Sempre col pellet, anche oggi. Metto da 30 grammi, che adesso non lo vedete perché è nell'acqua, però è come bandum gialla. Parto sempre così, tanto là c'è la scartola. E vediamo un po' oggi se esce qualche bella carpa. C'è. Prima cattura Andrea gli è andata una canna nell'acqua, non ci credo neanche Forse l'ho filmata anche. io. Ah, è E un delfino, no? caspi, non ci credo. E Perché ce l'ho perché qua davanti, dov però. e dovresti tenerla bassa, non alta, perché se la tieni alta è più facile che ti va nell'acqua. Se la tieni bassa è più difficile, cioè se la tieni giù, no? È più difficile che ti va nell'acqua. Sembra bella, eh? Arancione sembra di più. Eccolo. Porca miseria. Guardate che crasso, bello. Che bei colori anche. Eccolo qua. Vai, lo rilasciamo subito. Bravo, così Lo so, lo qua davanti, poi ci prendiamo la giornata, andiamo a pescare o lo qualcosa. so, porca miseria. Bene, dai, c'è bene, mica troppo, però. Eccola. Questo qua si sarà un crash. Da come ha mangiato e da come tira, sarà un crash questo qua. Però vediamo, ho una scardola, una breme, una... ha mangiato bene. Eccolo, fermali, eccolo qua, vai e va via. E se ricomincia? Sì, sto pescando a margine, quindi a 5 metri, e sto andando sempre con il pellet, con un bandum arancione da 8 mm, e con quella a specie l'ho lanciata sui 30 metri più o meno, per vedere magari se cambia qualcosa. Proviamo così, quindi ho in... un'altra, no, sbagliata questa. Sembra bella questa, è partita subito e questa qua non è piccola. Sembra almeno una carpa, ecco. Potenza. C'ho la clip, quindi ho dovuto forzare un po' subito perché sennò non è proprio così, così semplice. No, no. Carassi. Carassi. Allora, per evitare un po' i carassi, provo a cambiare bandum, una bandum da 8 mm viola, e provo anche con un po' di additivo dolce, quindi per l'estate va bene. Vediamo un po' se fa la differenza oppure no. E magari poi dopo rinato ancora il mais finto.
Ok, lanciamo. Insomma, devo lanciare un po' meglio però. La profondità lì non c'è tantissima acqua, come vedete che il filo si congiunge abbastanza velocemente con un metro a 30 grammi. E c'ho sempre la mia Aspecist, che però ho cambiato bolis, ho messo le mie bolis a pesca con Mike, in collaborazione a pesca con Mike, e le Robin Red, le 00 Species, e con un chicco di mais finto, quindi sto pescando sempre lì. Proviamo, continuiamo così. Andrea in cattura, un altro carassio. C'è pieno proprio qua di carassi. Io adesso sto pescando a 30 metri, sono ritornato là però con un amo del 10, un po' più grosso invece che col 12. Ecco, un altro carassio e una bandunda 8 mm arancione, come stavo pescando prima però con un amo più grosso. Ecco, quella da Spagist è lì col bass pop-up e è un po' tutto fermo ancora. Però speriamo nella B. L'idea sarebbe anche poi di mettere la base qua anche e lanciare dove sto pescando ora. Proveremo magari più tardi, dai. Carpa forse, giusto? Sì, una carpa. Meno male. Si sono svegliate finalmente queste carpe. Meglio. Sì, te la guadino. Cos'è? Sì, un po' più grosso. Però co come taglia è più o meno come quella di prima. Ecco. Eccolo. Sì. Eccolo. Grande tre. Bravo. Finalmente. Qualche carpa c'è allora. Ci sono. Però ci vuole tanta pazienza. Bene, Col pellet col pellet. nero. Io sto qua, Andrea Fishhunter si è andato a casa, lui fa il sabato, pesca sempre mezza giornata più o meno, e io sto qua perché voglio puntare alle big. Ora assetto su tutte e due le canne da Specialist, quindi sia su quella che dicevo prima con le balls, l'ho rilanciata sui 30 metri e balls pop-up, e su questa qua da feeder boils wafter, quindi comunque che sta piuttosto sul fondo, e aspetterò qui fino alle 5-6 e poi spero di prendere la Viper. Su quella da feeder ho cambiato l'assetto per il semplice fatto che ci sono tantissimi carassi e pescare con le bandum, ma anche con un amo del 10 si attacca comunque. Se non dovessi vedere comunque delle mangiate nel tardo pomeriggio verso le 3-4, mi metterò a feeder come prima, magari per divertirmi un po', però comunque i pesci più o meno li avete visti, anche qualche carpa di Andrea, quindi ci sta. Ragazzi, non è un carassi, è un pesce gatto. Oh, è uno storione! È uno storione, bello, bello, bello. Guarda che bello, storione. Oh, abbiamo cambiato specie il mio. Guarda che bello. Beh, guarda Pietro, se stai guardando questo video, ti dedico lo storione, guarda che miseria. Vai, e vai. E va. Allora, questo video al carpe diem si conclude qua. Sto facendo
quest'altro nella mia camera perché stava arrivando un temporale, quindi ho detto è meglio che lo faccio poi a casa. Bella giornata con Andrea Fishunter, che come sempre ringrazio per aver fatto parte di un altro mio video. Sono davvero stracontento quando faccio i video con lui. Bel lago, però sinceramente mi aspettavo almeno una bella carpa. Ho messo giù, come avete visto, una canna a feeder, una a Speciest, quindi solamente con le Bolls Wafter e Bolls Pop Up, che però la Big non è arrivata. Sono un po' deluso, tantissimi carassi purtroppo, non puntavo a quelli, però in futuro ci riproverò. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguite Fish Hunters, anche lui, iscrivetevi al suo canale e ci vediamo in un nuovo video. Un saluto a tutti.